stiamo assistendo ad una grande impresa, la grande impresa, la conclusione di questa undicesima tappa del Giro d'Italia, 100 metri al termine, l'applauso di Osimo è per il vincitore, signore e signori, lui è Simon Yates, secondo Dumoulin e poi in terza posizione per Formolo, via via gli altri corridori, al quarto posto chiude Genier, abbiamo visto Pozzovino, è arrivato anche Pinot, conclude la propria tappa, anche Schachmann, applausi ancora per Rohan Dennis, grande protagonista, ecco Fabio Aru, ecco Carapaz, arriva al traguardo anche in questo istante Bennett e poi bellissima prova per Diego Ulissi, quindi Betancourt, quindi Lopez, i grandi protagonisti di questa giornata con Wellens, Omen, via via tutti gli altri corridori ed eccoci, chiude proprio in questo istante Chris Froome. Lo spettacolo, una giornata veramente incredibile, una giornata che vede trionfare ancora la maglia rosa di Simon Yates che va a lasciare l'ennesimo sigillo, nel secchio di questo istante, arriva anche il bravissimo Conti, lo spettacolo, le emozioni del Giro d'Italia e applausi per tutti gli atleti, abbiamo visto anche il Sod, questo gruppetto concluso, anche Sacha Povero e attendiamo quindi l'arrivo di altri protagonisti, prima posizione per Simon Yates 45.462 la media, secondo posto per Toto Mulena, 2 secondi di ritardo, quindi terzo Davide Formolo, quarto Genier, quinto Pozzo Vivo, chiude in questo istante anche con il dorsale 107 dopo Andersande e poi altri corridori, Enao sfortunata la sua prova, chiude anche con il dorsale 53 Barbina, abbiamo visto tagliare il traguardo anche Jarry, applausi. Ma sai, è stata una tappa bella nel finale, incerta fino a un chilometro dall'arrivo perché poi la maglia rosa Yates ha fatto come al solito la differenza, ci ha provato Luis Leon Sanchez, De Marchi a portare via, ci hanno provato a portare via la fuga ma dietro hanno tirato, è stata una tappa velocissima perché nella prima mezz'ora hanno percorso 50 km, la media mi sembra che sia stata intorno ai 45, forse anche addirittura di più, poi sai con un finale del genere lo spettacolo era assicurato e spettacolo c'è stato ed è stata una tappa particolare perché sai è stata una tappa nel ricordo di Michele e quindi anche per quello è stata una tappa importante che la fondazione è nata per onorare Michele e per no, portare avanti tutto quello che lui ha trasmesso e che trasmette ancora, che è un dono per la società perché la storia che abbiamo deciso di raccontare in giro, di portare in giro la storia di Michele è una storia che insegna qualcosa, insegna la bellezza della vita ma insegna anche che la vita è una cosa molto seria, è una cosa sacra e deve essere sacra soprattutto sulla strada, perché oggi sulla strada purtroppo la vita non è sacra, morire sulla strada è una morte di serie B, ok? Noi possiamo passare queste morti come accettabili e questo fa sì che poi le vittime continuano ad esserci giorno dopo giorno. Quindi con la fondazione cercheremo di cambiare un po' culturalmente il tutto, porteremo la nostra goccia d'acqua per spegnere questo incendio gigantesco, speriamo di fare qualcosa, ma dobbiamo farlo perché dobbiamo dare un senso anche alla morte di Michele. Il Giro d'Italia per Osimo è una grande opportunità di promozione turistica e del territorio, se pensate ci sono 237 televisioni da tutto il mondo collegate per vedere le bellezze, l'arte, la storia e la cultura del nostro territorio, è veramente una cosa fantastica, un grande grazie agli osimani per come hanno addobbato le loro case, i loro balconi, i vicoli, le vetrine, è tutto veramente fantastico e un grande grazie agli sponsor che ci hanno permesso di non mettere mani al portafoglio dei cittadini di Osimo e quindi